cosa c'è di più bello di riuscire a realizzare il sogno di un bambino, specie se si tratta di un bambino malato? È quello che da sempre si impegna a fare l'Associazione Trevigiana Sogni. Realizziamo da 12 anni i sogni dei bambini affetti da grave patologia oncologica terminale in tutto il territorio nazionale. Domenica l'Associazione Sogni sarà a Rossano Veneto per una serata di musica e divertimento ospitata nella splendida cornice di Villa Caffo messa a disposizione dal Comune. Tutto il ricavato della serata sarà impiegato per realizzare nuovi desideri. Il prossimo sarà con un bimbo di Padova, dove lo porteremo alle Frecce Tricolori che volerà con loro e gli faremo passare una giornata spensierata al di fuori delle mura dell'ospedale. Insomma. Farete realizzare soprattutto un sogno? Un sogno, sì, il suo. Intanto, in 12 anni, sono tantissimi i sogni già realizzati. Si va dal viaggio in crociera, dove anche attraverso i medici ci consigliano di unire la famiglia, di fargli vivere appunto un momento tutti assieme dopo mesi di cure, e all'artista, al personaggio famoso. Ieri, per esempio, abbiamo realizzato un sogno con Benedetta Parodi, dove questa bambina Veronica, di 4 anni, appunto mangiava solo in ospedale se vedeva il menù di Benedetta. Ieri era da 2 mesi che non camminava Veronica e solo quando ha visto Benedetta si è alzata dalla carrozzina e gli è andato incontro. Ecco, solo questo, c'erano 2 infermieri più il medico, sono rimasti allucinati, ha detto vedete cosa si può fare. È importante la ricerca e io ribadisco sempre che la ricerca è fondamentale per la cura, però il nostro obiettivo è quello di dare forza alla famiglia, soprattutto ai bambini, a superare questi momenti dove purtroppo sono dei guerrieri che lottano questa loro grande battaglia.